Dunque, scorrendo uno di questi YouTube Short, ho scoperto un linguaggio di programmazione della Madonna. È nuovo, ma nonostante questo, il suo repository GitHub è strapieno di discussioni, pull request e anche un sacco di issues. Diciamo che siamo ancora in una sorta di versione beta, anche se non è esattamente così. Per capire com'è esattamente, mi sa che vi dovete beccare il mio pippone. Questo linguaggio di programmazione si chiama Dreambird, anzi si chiamava, perché da quando l'ho scoperto e quindi deciso di farci anche un video e portarvelo qui su YouTube, sono cambiate tante cose, anche il nome. Sapete com'è la tecnologia che si evolve più veloce degli anziani ninja alla posta che sembra che hanno sempre una gran fretta della Madonna di fare le cose. Dreambird è un linguaggio di programmazione multiparadigma debolmente tipato, con una sintassi fortemente ispirata al C, quindi deriva da quel filone di linguaggi di programmazione che partono quindi da C. Quindi andare a capire quali sono le caratteristiche di questo linguaggio sarà molto semplice per tutti noi. Tuttavia, se qualcuno di voi pensa che C sia solamente la terza lettera dell'alfabeto, tra l'altro pure pronunciata male, vi consiglio di andare a guardare questo video. Dura un'ora, ma imparerete tutto. Per tutti quelli che sanno di cosa sto parlando, basta con le cavolate e andiamo a vedere cosa è capace di fare questo nuovo linguaggio di programmazione. Sapevate che Dreambird ha pure un plugin per Visual Studio Code per la sintassi? Ok. Scusate, riprendiamo. Una riga di codice in Dreambird termina con un punto esclamativo, non con il classico punto e virgola. Quindi il classico programma Hello World si fa in questa maniera che vedete qua a schermo. Questo cambio di terminatore di riga permette di fare delle cose visuali, dal mio punto di vista, molto fighe. Tu puoi mettere quanti punti esclamativi volete che non aggiungono niente al programma. E di fatto una cosa simile la potete anche fare in C. Mettete tutti i punti e virgola che volete e non cambia nulla. Tuttavia, da un punto di vista psicologico, la presenza di tanti punti esclamativi aiuta il programmatore a marcare se un'istruzione è più importante di un'altra. Questo molto spesso si fa con i commenti. Tuttavia, questo non è l'utilizzo che ne farei io personalmente. Infatti, trovo molto comodo usare i punti esclamativi quando i colleghi mi fanno incazzare e decidono di modificare il mio codice con la loro monnezza, che poi non funziona mai. Vi ricordate quando vi leggevo i commenti che tanti sviluppatori lasciavano nel codice? Esatto, mi riferisco proprio a quei casi. Ora capisco che questo è un utilizzo un po' passivo-aggressivo, quello di aggiungere tanti punti esclamativi, ma vabbè, se qualcuno si lamenta, che devo fare? Lo mando a cagare in maniera attiva e aggressiva. A parte il punto esclamativo, si possono usare i punti interrogativi per terminare una riga. Infatti, un punto interrogativo non fa altro che stampare sul terminale delle informazioni di debug su quella linea di codice, che io francamente la trovo una cosa piuttosto utile. Tuttavia, questa scelta di utilizzare il punto esclamativo come carattere di terminazione crea conflitto con l'operatore di negazione. Quindi, in questo linguaggio, il punto e virgola lo si usa come carattere di negazione. Adesso passiamo alle dichiarazioni. Ci sono quattro tipi di dichiarazione: const, 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 var, var, const, var, var. Vi ricordate quando nel mio video di Trust c'era la distinzione tra costante, variabile mutabile e variabile immutabile? Bene, in questo linguaggio i tipi const-const sono le costanti, cioè valori che non possono essere cambiati in alcun modo. Le variabili var-const sono come le variabili immutabili di Rust, che non permettono di essere modificate, ma permettono la riassegnazione. Le variabili var var sono come le variabili mutabili, quindi quello che questo linguaggio aggiunge rispetto a Rust è constvar, che permette di dichiarare una variabile che può essere modificata, quindi pensate alle proprietà di un oggetto, ma non può essere riassegnata. Quindi rispetto a Rust questo linguaggio dà più flessibilità. Adesso passiamo agli identificatori. Gli identificatori di const, const, var, const, const, var, 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 funzioni, classi, metodi, insomma, avete capito? Possono includere qualsiasi carattere Unicode. Questa cosa in un certo senso la permette anche Python. Infatti in Python puoi avere delle variabili con caratteri dell'alfabeto greco,
però non permette l'uso di emoji, che in effetti non capisco perché, visto che fanno parte dei caratteri Unicode. Evidentemente neanche l'ideatore di questo linguaggio ha capito il motivo di questa scelta da parte di Guido Van Rossum, e quindi sì, puoi usare le emoji negli identificatori di funzioni variabili. Puoi usare anche i numeri come nomi delle variabili. Sì, è vero, anche sì ti permette di utilizzare i numeri, ma non come primo carattere dell'identificatore, e quindi non puoi chiamare una variabile 5, cioè solamente la cifra 5. Quasi lo puoi fare. Adesso parliamo degli array, dove in molti linguaggi si usa un sistema di indicizzazione zero-based per gli array. Pochi, tipo MATLAB, utilizzano invece un sistema one-based, cioè il primo elemento di un array parte con il numero 1. In pochi linguaggi tipo Python ti permettono di usare anche indici negativi, tipo meno 1 in Python indica l'ultimo elemento di un array. Invece questo linguaggio non parte né da 0 né da 1, ma parte da meno 1, cioè il primo elemento di un array è l'indice meno 1. A differenza di altri linguaggi, qua si possono usare indici a virgola mobile. Per esempio, con questa riga di codice aggiungiamo un elemento tra il secondo e il terzo elemento dell'array. Questa caratteristica del linguaggio mi ha affascinato parecchio. Ogni volta che un linguaggio ha, per esempio, un metodo insert per le liste, e tipo metti insert 2, io non capisco mai se va ad aggiungere quell'elemento nella posizione 3 o nella posizione 4. Devo sempre controllare, e quindi qua invece è molto più chiaro, scrivi 2.5, 3.5, boom, e te lo ritrovi nella posizione in cui volevi. Adesso parliamo dei tipi di dati. Abbiamo gli interi, i float, credo, e i caratteri. Le stringhe sono, come sempre, definite come un array di caratteri, invece gli interi possono essere visti come array di cifre, nulla che non si abbia già visto in altri linguaggi. Adesso andiamo a vedere il blocco when. When ti permette di aggiungere un controllo della variabile molto diverso da quello a cui siamo abituati. Questo linguaggio permette di monitorare le variabili con il blocco when. Se fate una cosa del genere come quella che vedete qua a schermo, quel blocco di istruzioni verrà eseguito solo quando la variabile sarà 0. E potrebbe accadere in qualunque momento e in qualunque punto del vostro codice. Adesso parliamo del lifetime, che come sapete anche Rust implementa il lifetime, che francamente faccio un po' fatica a capirli. Questo linguaggio implementa il lifetime in maniera molto più semplice, chiara e pulita, almeno dal mio punto di vista. Con questa sintassi che vedete qua a schermo, potete indicare che quella variabile durerà per sole due righe di codice. Invece, aggiungendo una S, potete specificare il numero di secondi in cui quella variabile sarà in vita. Se non specificate nulla, il lifetime di default sarà la fine del programma stesso. Se volete far durare una variabile al di fuori della vita del programma, potete fare delle variabili con un lifetime infinito, così che al prossimo avvio del programma ve la ritrovate con il suo ultimo valore. Usando lifetime negativi, ottenete l'effetto del variable hoisting, che è una caratteristica che anche JavaScript, di cui mi ricordo di non averne parlato molto bene. A me questa cosa che loro chiamano caratteristiche del linguaggio, hoisting, salamadonna, a me sembrano tutte cagate. Almeno in questo linguaggio puoi decidere di usarla o non usarla, mentre JavaScript te lo impone. Adesso parliamo dei cicli. Questo linguaggio non ha cicli e vi leggo la motivazione che ha lasciato il team di sviluppo. I cicli sono complicati relitti dei linguaggi di programmazione arcaici. Qua non ci saranno cicli, quindi mi sa che dovete risolvere con la ricorsione in puro stile funzionale. Adesso parliamo di espressioni. Vi siete mai trovati nella situazione in cui non vi ricordate se 1 più 2 per 3 fa 7 o 9, solamente perché non vi ricordate la priorità di tutti gli operatori? Beh, di solito, per stare tranquilli, si usano le parentesi. Se volete dare più priorità alla somma, mettete delle belle parentesi qua. Se volete dare priorità alla moltiplicazione, mettete invece delle parentesi qua. Oppure non mettete niente, perché la moltiplicazione ha una priorità più alta rispetto alla somma. In questo linguaggio non c'è bisogno di utilizzare le parentesi, ma bensì bastano gli spazi bianchi. Se volete dare priorità alla somma, date più spazio alla moltiplicazione e in questo modo ottenete 9, mentre se date più spazio alla somma, la moltiplicazione avrà più priorità
e quindi questa espressione avrà come risultato 7. Fidatevi che è più facile a farlo che a dirsi. Adesso parliamo di indentazione. Anziché di 2 o 4 caratteri, qua si usano 3 caratteri, quindi 3 spazi come indentazione. Oppure meno 3, come nell'esempio che vedete qua a schermo. Adesso parliamo dell'operatore di uguaglianza. Sapete che in JavaScript ci sono due operatori per l'uguaglianza, l'operatore uguale uguale e quello uguale uguale uguale. Nel primo si controllano che due valori siano uguali, mentre il secondo controlla che due valori siano uguali e anche devono avere lo stesso tipo. In JavaScript, infatti, se fate una cosa del genere, l'espressione vi restituisce vero, anche se una variabile è intera e l'altra è una stringa, mentre con l'operatore uguale 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 vi restituisce falso perché i tipi sono diversi. In questo linguaggio c'è pure l'operatore uguale 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 uguale, che non solo controlla il valore, non solo controlla il tipo, ma controlla che sia esattamente la stessa variabile. Guardate questi esempi, solo questa espressione restituisce vero e la trovo una cosa piuttosto comoda da utilizzare con i puntatori. Questo operatore con 4 uguali prende il nome di Railway Operator, l'operatore linea ferroviaria. Io francamente lo trovo un nome meno bizzarro rispetto all'operatore Spaceship di PHP o C++. Adesso parliamo delle funzioni. Le funzioni si possono creare con l'operatore function. Tuttavia potete utilizzare qualsiasi lettera dell'operatore function per creare una funzione, fintando che queste lettere siano nello stesso ordine. Tipo potete scrivere fun, funk, fn, functi, union. Tutte queste sono ammesse. Adesso parliamo della divisione per zero. Dividere per zero restituisce un undefined. Credo che sia in linea con quello che accade in JavaScript. Stringhe. Per le stringhe possiamo utilizzare singoli apici, doppi apici e tripli apici. Fino a qua molto simile a Python. Possiamo anche non usarne. Non ci fa nulla. Per le stringhe si può utilizzare anche una formattazione stile fstring di Python, ma ha una chicca in più. Ti permette infatti di formattare le cifre di una valuta in maniera molto flessibile. In alcune lingue, tipo nel Regno Unito, il simbolo va prima dei numeri, per alcuni va messo dopo e, credeteci o no, ci sono delle valute come lo scudo di Capoverde dove il simbolo va tra la parte intera e la parte decimale, così come vedete qua a schermo. È questo linguaggio di programmazione, usando questa sintassi che vedete qua a schermo, vi permette di gestire anche questi casi estremi. Un'altra cosa che si possono fare con le stringhe e le variabili sono le espressioni regolari. Una variabile definita tramite un'espressione regolare permette che quella variabile possa accettare stringhe solo di quel formato e se non ce l'ha non viene neanche assegnato. Così facendo tutto viene gestito internamente dalla runtime e non è che si fa come in altri linguaggi che prima prendete il valore e poi lo controllate. Qua non è necessario. Adesso parliamo della parola chiave previous e next. E questa è una vera chicca del linguaggio. La parola chiave previous permette di risalire al valore precedente di una variabile. Qua abbiamo la variabile score inizializzata a 5 e quando la incrementiamo il suo valore ovviamente diventerà 6. Tuttavia, con previous score possiamo ottenere il risultato precedente, quindi 5. Mentre next permette di ottenere il suo valore successivo. Non è che ottiene il suo valore successivo come se stesse guardando nel futuro. Quell'espressione sarà messa da parte e sarà poi valutata quando la variabile score cambia valore. È un po' come accade con le coroutine di C++. Adesso parliamo di reverse, che è una cosa molto figa che permette questo linguaggio di programmazione, che infatti permette di invertire l'ordine di esecuzione di un programma. Di solito il codice viene eseguito dall'alto verso il basso, e di default è così anche qua. Tuttavia, con la parola chiave reverse, il codice inizia a essere letto dal basso verso l'alto. Questa cosa mi fa ricordare i bei tempi di quando giocavo a uno. Adesso parliamo del file, tipo il file inteso come il file del codice di questo linguaggio di programmazione. Molto spesso ci troviamo con progetti di 1000.000 file. Questo linguaggio di programmazione risolve questo problema permettendo di avere dei file con dei divisori, fatti con dei caratteri uguali, per spezzare un file in due file virtuali. Questo permette di fare due file distinti e separati dallo stesso file, ma al contempo permette di risolvere il dilemma di tutti quelli che ti dicono fare un programma in un solo file è una cattiva pratica di programmazione. Adesso su case. E questa sorta di file virtuali possono anche essere nominati,
Con questa sintassi che vede qua a schermo, puoi dare un nome a quel file che viene eseguito dai caratteri uguale uguale. Adesso parliamo di export. Avete presente quando un linguaggio di programmazione potete importare le librerie? Qua ci sono pure gli import. Tuttavia, sapete che ogni qualvolta che dovete aggiungere una libreria, dovete aggiungere un import e quindi poi non sapete mai qual è il nome della libreria, dovete gluggare, insomma, ci siamo capiti. Qua si può fare un ragionamento diverso usando le export. Quando infatti crei la tua libreria, potete esportarla sui file in cui vi servono. E sì, potete anche utilizzare import, ma non è necessario, credo. Adesso parliamo di classi. Le classi utilizzano di default il design pattern singleton. Puoi avere al più un'istanza della stessa classe. Se ti servono più istanze della stessa classe, usando il design pattern factory, puoi avere più istanze. Si possono creare le classi con la parola chiave class o class name. Adesso parliamo di delete, perché permette di eliminare i tipi di dati primitivi e alcune delle keyword del linguaggio. Ad esempio, se siete programmatori incalliti di C e non volete che nessuno dei vostri colleghi usi le classi nel vostro codice, fate delete class e boom, nessuno più può fare le classi. Trovo questa cosa molto utile perché io posso così facendo eliminare il variable hosting che a me non piace. Adesso parliamo di DBX. Avete presente JSX, JavaScript Syntax Extension? No, nemmeno io, perché non l'ho mai utilizzato. JSX è un'estensione di JavaScript che ti permette di aggiungere il codice HTML. Qui c'è DBX che ti permette di fare la stessa cosa, cioè potete aggiungere il codice HTML nel codice. Arrivati a questo punto ci sarebbero anche altre cose di cui parlare, ma non ne posso più affrontare perché altrimenti questo video non finisce più, perché io sto registrando già da 35 minuti e come vedete questo linguaggio di programmazione mi ha così eccitato che voglio provarlo qui con voi. Se volete approfondire le altre feature di questo linguaggio, vi lascio in descrizione il link al repository GitHub. E quindi adesso lo testiamo, ma dopo la sigla. Benissimo Pinguina, adesso andiamo a testare il Dreambird, ma prima di testarlo vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi, così da non perdervi gli altri video strafighi che porto su questo canale. E inoltre, se pensate che questo video vi abbia in qualche modo intrigato, da oggi potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, link in descrizione, più o meno vicino al repository GitHub di Dreambird. Prima di proseguire mi sono dimenticato un piccolo dettaglio da dirvi. Chi ha sviluppato questo linguaggio? Lui si chiama Lew Wilson, a.k.a. Tom Pond, che ha anche un canale YouTube. Lui si occupa di programmazione creativa. E non so più come dirvelo. Essendo un programmatore creativo, tutto quello che vi ho detto è aria fritta. Dreambird è il suo nuovo progetto di programmazione creativa che ha fatto questo artista creando un linguaggio di programmazione creativo. E quindi un compilatore non esiste. Anche se GitHub c'è scritto che per provare questo linguaggio di programmazione potremmo chiederlo gentilmente a ChatGPT. Ma dai, ma veramente vi siete bevuti la storia del linguaggio di programmazione che usa punte esclamative e non ha cicli for? In effetti ci avevo creduto pure io quando ho scoperto questo linguaggio di programmazione. Tra l'altro, non so se l'avete notato, sullo sfondo di questo video ho messo questo pinguino fatto di cartapesta usando tanta colla vinilica, tipo 20 anni fa. Con le mie manine. E lo mettevo dritto, tipo così, ogni qualvolta che dicevo una cosa vera. E lo abbattevo ogni qualvolta dicevo delle cagate. Però quando sparavo delle vere, mega, gigantesche cazzate, lo toglievo dal campo visivo. E voi pensate perché lo toglievo dal campo visivo? Perché si rifiutava di stare in scena. Cioè, anche lui proprio si è vergognato delle cagate che ho detto in questo video. Scusami per averti fatto questo. Quindi, se non mi odiate tanto, andatevi a riguardare il video perché adesso sapete quando dicevo cose serie e quando dicevo cazzate e quando dicevo proprio delle cose assurde. Se questo video vi ha suscitato qualche emozione, dallo stupore ai conati di vomito, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Detto ciò,
Oggi più che mai vi ringrazio per la vostra attenzione e non venite a cercarmi sotto casa, anche se il mio pinguino, questo qua, dice che me lo merito. Prima di chiudere, vi ricordate che ho detto che ha cambiato nome? Con un sondaggio lo hanno rinominato sì. A luglio, quando l'ho scoperto, si chiamava ancora Dream Bird. Ora che volevo farci il video, ho scoperto che si chiama sì. Questo non potevo dirvelo prima, altrimenti avreste sniffato l'odore di fregnaccia. Guardate che bellissimo logo che ha. Una specie di lucertolona che si beve una tazza di cui esce... non so cosa esce. Ditemi voi nei commenti che cosa pensate che esca fuori dalla tazza del nostro lucertolone. E quindi, sì, ora credo che ufficialmente mi odierete e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!